che più è contraddistinto grazie a quei piccoli particolari che vengono lasciati in libertà dall'allevatore per caratterizzare il proprio prodotto. Giudice dei gruppi di allevamento, Bruno Maffezzoni, che accogliamo con un grande applauso. Stava valutando i soggetti nel pre-ring, grazie Bruno per essere qui con noi. Ed eccoci quindi pronti con il gruppo di cane da pastore tedesco a pelo corto. Andate a spostare il Fiat Scudo parcheggiato all'ingresso nord, vi prego. Ed eccoci quindi, cane da pastore tedesco a pelo corto. Segugio della Svizzera svizzese. Mastino spagnolo. Alano fulvo. Terrier nero russo. Old English Mastiff. Samoyedo. Bull Mastiff. Barbone grande mole albicocca. Alaskan Malamute. Tutti i cani da pastore bovari, esclusi bovari svizzeri nel pre-ring. Attention please, all group number one in collection ring, thank you. Preselezione per gli alani fulvi, i terrier neri russi, i barboni grande mole albicocca, gli Alaskan Malamute, i Bull Mastiff e un grazie agli altri espositori. Invito sul podio per la premiazione Maria Battilani, vicepresidente. Si può applaudire, signori, soprattutto per le presentazioni spettacolari di questi gruppi di allevamento. Abbiamo solo una presentazione che viene definita one hand con gli alani, ovvero un solo presentatore con tutti i cani in una mano. Terrier neri russi davanti al nostro giudice. Barbone grande mole arancio.
Bullmastiff. Alaskan Malamute. Ed eccoci quindi pronti per chiamare sul terzo gradino del podio gli Alaskan Malamute. Al secondo posto i Barboni Grande Mole Albicocca. Sale sul gradino più alto del podio il gruppo di allevamento costituito dai Terrier Neri Rossi. E dove li mettiamo adesso? Panico tra i fotografi e i cameraman. Il nostro giudice Bruno Maffezzone ha giocato pesante sulla mole dei soggetti scelti. Da questo momento in poi andremo a vedere i 10 raggruppamenti ufficiali dai quali verrà scelto dai nostri giudici.